E la città di D'Annunzio e Flaiano, della Coppa Acerbo, di una fortezza cinquecentesca oggi sotterranea che era divisa dal fiume, della splendida riserva della Pineta D'Annunziana, dei marinai e del porto indissolubilmente legati al mare Adriatico. E Pescara, la bella Pescara raccontata nei suoi itinerari tra storie e segreti nel libro scritto a quattro mani da Camillo Chiarieri e Pierpaolo Di Simone e illustrato attraverso le incisioni di Mimmo Sarchiapone. Il libro non è semplicemente una guida turistica, ma è anche una storia della città di Pescara, strutturata non in ordine cronologico, ma in ordine spaziale e dà così la possibilità a tutti quanti di ripercorrere una serie di itinerari, di strade e percorsi che anche quando diciamo, li vediamo tutti i giorni non siamo consapevoli di, di, di non conoscere appieno. Nel volume edito da Menabo sono custoditi come gemme preziose cinque itinerari turistici rivolti a chi non conosce pescare e il suo Interland, ma anche a chi c'è nato e ci vive, ma che, magari, non conosce fino in fondo le storie che è capace di raccontare la città. Io sono dell'idea che Pescara è una città sulla quale è stato steso un velo scuro per coprire tante storie e tanti luoghi. Ora noi abbiamo come voluto togliere quella coperta e tornare a far vedere a tutti quello che la città ha. Sono contento di un fatto: molte cose si stanno muovendo a seguito dell'uscita di questo libro. Quindi, qualcuno potrebbe anche voler rimettere la coperta, ma una volta che la gente sa cosa c'è sotto, questo non sarà più così semplice.